Ciao a tutti, ospitiamo Edoardo Tilli, chef del Podere Belvedere, che ci presenta oggi un piatto tipico della sua cucina, un piatto che è molto particolare, forse un po' più difficoltoso da fare a casa perché prevede una cottura specifica, ma è veramente un piatto speciale, l'Uovo 67. Ciao Edo! Ciao, ciao Asti. Allora, noi siamo andati a cuocere, questo è un piatto, mi ha detto Brian Hosti, anticipo, ridico, molto antico, insomma, per la mia giovane cucina. È uno dei primi che si è evoluto nel tempo. Siamo andati a cuocere un uovo intero, un in guscio, in una macchina a bassa temperatura, a 67 gradi, per 50 minuti. A casa è un po' di complicato da fare perché bisognerebbe tenere, se non si ha questa macchinetta che è molto economica, bisognerebbe tenere una pentola dell'acqua sul fuoco e controllare l'acqua costantemente, così da Quindi basterebbe un cercare. semplice termometro da cucina, Sì, a fondamentalmente. cassona, sì, Ok. così da cercare di rimanere in un certo range. Qualcosa succede. Perché 67 gradi? Perché le proteine dell'uovo sono tante e coagulano l'intorno completamente a 70. 67 rimane una consistenza cremosa, morbida, quasi si può spalmare sul pane, perché una parte non è completamente coagulata. Dopo averlo cotto, abbiamo preso le chiare, le abbiamo frullate e abbiamo creato questa, con uno stampino, questa base fatta così da supporto del tuorlo, però questa è stata poi cotta in forno. In forno a 155 gradi per 25 minuti, questo stampino. L'adagiamo sulla base del piatto, prendiamo il nostro meraviglioso, bellissimo tuorlo e l'idea fu così: l'uovo sta bene con il burro, e in questo caso, per esaltare tutti i sapori e i vantaggi che ci dà questo tipo di cottura, un uovo molto più saporito, molto più complesso. E delle uova anche di qualità, si usa il burro, ma di cacao, cioè cioccolato bianco. E poi si va ad aggiungere un pizzico di sale nero, anche un pizzico, perché ci sta anche bene. Il sale nero è un sale con carbone, il sale è sempre cloruro di sodio. Eccolo qua. Cosa ci sta bene col burro e con l'uovo? Il tartufo. E si va ad adagiare un po' di scagliette di questo meraviglioso tartufo della zona. Eccolo qua, il Perfetto, che nostro uovo bellezza. 67. Perfetto Edo, grazie. Abbiamo deciso di abbinarci un Franciacorta, l'azienda è solo uva, dosaggio zero, e lasceremo tutti i link del Podere Belvedere di Edoardo e del vino sotto la ricetta. Grazie mille a tutti, grazie Edo, ciao! Grazie.